Che 5 ore sono trascorse dal tentativo di rapina al distributore di benzina che Francesco Zoppello gestiva a Thiene. Alle 10 di sera i carabinieri avevano già arrestato l'assassino, Roberto Zuccollo, 41 anni. Solo si era chiuso in casa a 1 chilometro dall'area di servizio. Ha confessato. Gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale di Vicenza, con la compagnia e la stazione dell'arma di Thiene, sono arrivati a lui esaminando le riprese della telecamera di sorveglianza. Hanno individuato subito dalle fattezze fisiche, dal modo di camminare del responsabile del reato, potenzialmente chi era veramente il colpevole di un crimine che ha lasciato una signora con 2 bambini piccoli e che veramente aveva destato profondo allarme sociale. Scrive di espedienti, fino a qualche anno fa ha fatto l'istruttore di palestra, qualche piccolo precedente. Il benzinaio aveva subito un furto qualche anno fa. Per difendere l'incasso, 1.775 euro, ha reagito con una spranga. L'aggressore lo ha accoltellato, 2 colpi al petto, 1 a una gamba. All'arrivo di una cliente è fuggito. La donna ha chiamato i soccorsi. Francesco Zoppello è morto poco dopo, a 49 anni. La prima volta era uno e mi ha puntato la pistola al collo. La seconda volta erano in 4. E mi hanno buttato per terra, uno col coltello qui, e poi mi hanno tagliato le tasche. Non è che hanno strappato, hanno tagliato tutto, si sono portati via tutto. Non è che tu hai il tempo di reagire, non puoi. Qui hanno colpito 2 volte, a viso scoperto. Sono scesi da una macchina facendo finta che dovevano chiedere informazioni. Di pranzo c'erano 50 di persone che stavano qui fuori, che quando hanno fatto la rapina sono andati via tutti. Siamo a un passo dai carabinieri, a un passo da polizia. La criminalità osa sempre di più. Un motorino si è fermato con il casco, ha cercato benzina, dopodiché mentre tiravo fuori la cassa per dare il resto ha tirato fuori una pistola e ho dovuto dare l'incasso. L'incubo sono i caschi integrali a qualsiasi ora. Stiamo in guardia, ci guardiamo, cerchiamo di avere sempre un po' di gente intorno, nel senso, mio padre mi aiuta, qualche amico si ferma ogni tanto, magari la sera quando comincia a fare un po' più buio. Il rischio oggi come oggi è tanto.